Benvenuti dal vostro Marco Cavazzoni, medico veterinario, biologo marino, esperto di nutrizione animale, a questo quarto appuntamento sul seminario di USAPET sui nutrienti. Oggi andremo ad affrontare il secondo modulo sui grassi, parlando della loro importanza dentro nell'organismo. Come sappiamo, i grassi hanno molteplici funzioni. Le principali sono una funzione di deposito e strutturale, quindi costruiscono parte del corpo, una funzione energetica, forse la più famosa, e anche una funzione nutrizionale che abbiamo già iniziato a vedere nello scorso appuntamento. La funzione di deposito strutturale è molto importante in quanto il grasso si va ad accumulare in posti ben specifici dell'organismo. Per esempio sotto cute, dove favorisce la coibentazione dell'organismo rispetto alle temperature esterne, questo è particolarmente importante per determinati tipi di animali, ma anche all'interno dell'addome, dove va a proteggere gli organi interni. Vi sono delle patologie associate al deposito dei grassi, le più note ovviamente sono i due estremi, l'obesità, quando il livello di grassi è troppo elevato, oppure vi sono delle situazioni di estrema carenza che poi possono indurre delle situazioni patologiche che vengono definite come cachessia, in cui l'organismo non solo brucia i propri grassi ma anche le proprie proteine, eccetera. E questo normalmente è dovuto o a patologie o a stati carenziali molto forti. La funzione energetica, come dicevamo, è invece la più famosa tra le funzionalità dei grassi. Abbiamo una capacità energetica di oltre 3 volte rispetto a proteine e carboidrati. Vi siete mai chiesti come mai alimentiamo le lampade a olio con l'olio, che è un grasso, e non ci mettiamo dentro i cereali che contengono carboidrati o la carne che contiene le proteine? Proprio perché il grasso contiene molte più calorie e quindi può sprigionare più calore e quindi luce e quindi brucia. I lipidi vengono trasformati dal nostro metabolismo in energia. Hanno però anche una funzione molto importante, quella nutrizionale. Questa funzione nutrizionale si svolge principalmente a carico dell'assorbimento delle vitamine liposolubili, la vitamina A, la vitamina D, E e K. Come abbiamo visto, si sciolgono nei grassi, sono in parte costituite da grassi. Per esempio l'olio d'oliva, che è molto ricco di vitamina E, favorisce l'assorbimento della vitamina E proprio perché funziona da carrier, funziona da trasporto tra il lume intestinale e il circolo sanguigno, quindi permette un migliore assorbimento delle vitamine. I grassi però contengono anche, e sono quindi fonte, di acidi grassi essenziali, come abbiamo visto, omega 6 e omega 3. Gli omega 6 hanno una funzione differente, leggermente differente rispetto agli omega 3. Hanno una funzione pro-infiammatoria, significa che nel nostro organismo vengono trasformati in molecole che producono infiammazione. L'infiammazione è un processo riparatorio importante quando abbiamo una ferita o un attacco di un patogeno, però è anche importante che non sia eccessiva, come per esempio nel caso di una reazione avversa o un'allergia. Allora lì abbiamo l'integrazione degli omega 3, che in parte si vanno a sostituire agli omega 6 e quindi non vanno a produrre tutte quelle molecole pro-infiammatorie, quei mediatori dell'infiammazione, ma anzi vanno a produrre delle molecole anti-infiammatorie che stimolano molto meno l'infiammazione. È per questo che vengono utilizzati anche in tanti stati patologici e lo vedremo in seminari dedicati alle varie patologie. Ciò che è certo è che gli acidi grassi essenziali non soltanto hanno questi effetti pro e antinfiammatori, ma sono molto molto importanti per il benessere del cuore, della vista, delle articolazioni. Una funzionalità spesso sottovalutata degli acidi grassi essenziali, specialmente degli omega 3, specialmente del docosaesaenoico, il DHA, è l'importantissimo ruolo nello sviluppo cerebrale dei cuccioli e anche dei bambini. Di conseguenza guardate sempre nei mangimi per cucciolo qual è il livello di DHA, è molto importante. E poi sono fondamentali per la salute della pelle, del pelo, degli annessi cutanei, non soltanto perché sono in grado di ridurre stati infiammatori, per esempio reazioni allergiche che normalmente provocano prurito, ma proprio perché vanno a costituire parte delle membrane cellulari, l'abbiamo visto nel primo appuntamento, rendendole più fluide, più resistenti, più elastiche, quindi una miglior funzionalità delle barriere di protezione contro gli agenti esterni.
Questa era la fine della quarta parte, quindi il secondo seminario sui grassi, in cui abbiamo parlato della loro importanza. Rimanete con noi perché i grassi non sono finiti, sono un nutriente molto importante ed essenziale che andremo a continuare ad esplorare nei prossimi seminari. Un grande ciao e state al sicuro dal vostro dottor Marco Cavazzoni.